Ciao a tutti e benvenuti a questa doppia guida dedicata agli emulatori della Sega Model 2 e 3. Come sempre vi ricordo che non ci saranno link per scaricare giochi perché è illegale. Il primo emulatore che vedremo è quello della Model 2. Andiamo sul sito ufficiale, scarichiamo la versione che ci serve ed estraiamo il contenuto in una cartella. Non essendo possibile fare una scansione dei giochi, vi consiglio un ROM set completo e create una cartella dedicata. Prima di avviare l'emulatore facciamo doppio clic su emulator.ini. Usate il notepad di Windows. Apriamo la cartella dei giochi, clicchiamo sulla barra degli indirizzi nella parte bianca col tasto sinistro del mouse e copiamo il percorso con il tasto destro del mouse. Torniamo nel file ini e incolliamo il percorso qui. Togliete il punto e virgola. Adesso l'emulatore saprà dove trovare i giochi. È possibile modificare alcune voci usando i numeri 0, 1 e 2. Ad esempio, se voleste attivare i filtri video, cambierete il valore da 0 a 1 e viceversa. Per aggiungere un'ulteriore risoluzione full screen, basterà modificare questi due valori, ovvero larghezza e altezza, altrimenti potete lasciare quelle di default. È inoltre possibile cambiare le proporzioni dello schermo, basterà attivare una di queste voci. Come vedete, l'emulatore vi dice di non cambiare queste voci perché lo farete direttamente dall'eseguibile. Finita la configurazione, salviamo. Ricordatevi di attivare o collegare il joypad prima di avviare l'emulatore. Se avete un PC abbastanza recente, usate l'eseguibile multi-CPU. In caso contrario, usate quello standard. Per giocare basterà andare su Emulator, Load ROM e scegliere il gioco. Confermate il firewall di Windows se richiesto, come rete privata. È possibile configurare i giochi solo dopo averli avviati e dovrete farlo per ogni singolo gioco. L'emulatore memorizzerà la configurazione in automatico. Ci spostiamo sulla voce dedicata ed entriamo nel sottomenu. Fate doppio clic e premete il tasto desiderato. Vi consiglio di far partire un gioco semplice la prima volta, ad esempio un picchiaduro. Se avete modificato la risoluzione full screen nel file ini, selezionatela. Altrimenti sceglietene una dalla lista. Per entrare e uscire dalla modalità full screen, premete sulla tastiera Alt più invio. È possibile fare un dump delle texture. Basta andare sulla voce dedicata e cliccare una volta. Dovrebbe alleggerire il carico dell'emulatore in modo da avere un'emulazione più fluida. La prima volta che farete partire Daytona USA dovrebbe darvi questo errore, ma non preoccupatevi, è facilmente risolvibile. Basta configurare i controlli di gioco, andare in test mode e cambiare queste due voci, da master a single e da twin a deluxe. Purtroppo per i giochi di guida non è possibile sfruttare tutti i tasti del joypad, ad esempio L2 ed R2. Io ho cambiato da asse XY a rotazione XY, così uso il pad digitale. Ovviamente se avete un volante questo non accade. Lo selezionate e non dovreste avere problemi di configurazione. Come vedete è piuttosto semplice come emulatore, basta prenderci la mano. Bentornati, adesso ci occuperemo della Model 3. È altrettanto semplice come configurazione di base, ma nasconde delle insidie, quindi prestate attenzione. Scarichiamo l'emulatore dal sito emucr.com. Scorrete la pagina e nella sezione Search scrivete Super Model SVN. Cercate la versione più recente in base alla data e scaricate l'emulatore. Dopodiché cerchiamo su Google il front-end. Basta scrivere Super Model UI. Estraiamo prima l'emulatore e poi il front-end, tutto nella stessa cartella. Di default l'emulatore usa la cartella ROMs per i giochi, ma voi create una cartella dedicata. Teoricamente è possibile fare una scansione dei giochi, ma usate sempre il ROM set completo. Collegate o attivate il joypad. Eseguite il loader, cliccate su Only Available, la prima volta vi darà una schermata bianca. Andiamo su Tools e poi Options. Saltiamo la configurazione globale e ci spostiamo sull'ultima voce. Dovrete dire all'emulatore dove sono i giochi, eccetera. È un po' macchinoso, quindi fate attenzione. Prima bisogna cercare la cartella desiderata. Fate doppio clic per essere sicuri di non avere delle sottocartelle. Cliccate una volta nello spazio bianco con il tasto sinistro del mouse e poi cliccate sul segno più. Farete la stessa cosa per snapshots e icone. La prima volta non toccate altre opzioni. Potrete modificarle in un secondo momento. Adesso siamo pronti per giocare. Come per la Model 2, fate partire un gioco classico. Virtua Fighter è sempre la soluzione migliore.
A differenza della Model 2, i controlli sono preconfigurati. In caso contrario, cliccate in basso a destra questa scritta. Controllate inoltre in alto a destra che l'impostazione sia Direct Input, altrimenti non verrà riconosciuto il joypad. In caso di problemi, usate X Input o RAW Input. È possibile cambiare questa configurazione, ma attenzione perché qui si nasconde l'insidia più grande. Come vedete ci sono quattro sezioni. Basic è quella standard per tutti i giochi normali, tipo Virtua Fighter. Gun sono gli sparatutto tipo LA Machine Guns. Race sono quelli di guida e Others sono quelli speciali, tipo i giochi di pesca. Non è possibile fare una configurazione ad hoc per ogni gioco, ma solo in base al genere. Ad esempio, se cambiate i tasti nella sezione Basic, tutti i giochi con joystick e tasti cambieranno configurazione. Lo stesso approccio vale anche per gli altri generi. Il nome dei tasti preassegnati non è molto intuitivo, e per capire a quale voce corrisponde il tasto in questione dovrete fare così. Andate sul desktop e create un file di testo. Rinominatelo come vi è più comodo e apritelo. All'interno scriverete il nome dei vari tasti. Aprite il pannello di controllo di Windows, cercate dispositivi e stampanti, selezionate il joypad con il tasto destro del mouse, cliccate impostazioni periferiche del gioco e poi proprietà. Si aprirà un menu. Premendo i vari tasti capirete quali sono quelli che vi servono. Segnate tutto e tenetelo a portata di mano perché dovrete assegnare i tasti selezionandoli dal menu a tendina. Di default l'acceleratore, i movimenti laterali e il freno sono tutti impostati sull'analogico sinistro. Quindi il primo test lo farei qui, cambiando solamente questi parametri. Ad esempio, acceleratore e freno li ho impostati sui grilletti L2 e R2. I tasti corrispondenti sono Z Axis POS per il freno e Z Axis NEG per l'acceleratore. In basso a sinistra ci sono le impostazioni avanzate che vi consiglio di non modificare a meno che non abbiate un volante. Per gli sparatutto il discorso è simile, ma in caso aveste delle live gun potrete cambiare queste opzioni. Purtroppo non avendo queste periferiche non posso farvi vedere questa configurazione. Una volta cambiati i parametri, salvate e uscite. Adesso potete giocare con la nuova configurazione. Tolto questo, l'emulatore è molto semplice da usare. Da paolo.emo è tutto, vi ringrazio e vi ricordo di seguire il canale. Ci vediamo presto, ciao!